Wahikuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Mi scuso in anticipo se non c'è la facecam, ma ho dormito in totale 5 ore in 2 giorni e ho delle occhiaie che fanno invidia ai membri dei My Chemical Romance, quindi mi scuserete ma sono impresentabile. Beh, più del solito. Ad ogni modo, concentriamoci sul video. Era da un po' di tempo che volevo fare questi spacchettamenti, per quanto il termine possa essere scorretto e abusato, ma è sempre meglio delle slottate, diciamo, anche se alla fine è quello che si fanno, slottate, sulla gascia che si trova nel pianeta sabbioso di Sandorias. Questa gascia è sbloccabile solo dopo aver finito la storia, quindi il 10° capitolo, e aver sconfitto la flotta Ixar, e ci sono diverse cose interessanti da trovare qui dentro. Secondo me le cose più importanti, o meglio più interessanti, non più importanti, perché ognuno ha diverse priorità, per me le cose più interessanti sono i giocatori che sono già in Miximax. Ad esempio abbiamo giocatori come Faye che è già in Miximax con Big, quindi potremmo fare un ulteriore Miximax con un altro giocatore e rendere un giocatore già di base Miximax ancora più forte con un altro Miximax. Quindi insomma il gioco ti dà la possibilità di diventare sempre più forte, specialmente quando usi monete d'oro per ricevere oggetti o, se sei fortunato appunto, amico card di giocatori anche dei giochi passati. Ci sono moltissime amico card Miximax e non solo di Nazuma Eleven Go Chrono Stones, e il problema è che, come tutti quanti i giochi level 5, il drop di giocatori o di oggetti è randomico e quindi tu non puoi assolutamente controllarlo in alcuna maniera. Io per esempio avevo oltre 250 monete d'oro, me ne sono avanzate 5 per fare un reclutamento che vedrete poi nei prossimi giorni, e il problema è che delle 58 amico card ne ho trovate solo 50, spendendoci oltre 250 monete d'oro, e ogni slottata, chiamiamole così, è una moneta d'oro, il che vuol dire che ho ricevuto doppioni e doppioni di oggetti tipo Stamina Plus, Dribbling Plus, Kick Plus, Seziak, tutte quante queste cose così ne ho ricevute a valanghe e non so che farmene alla fine. Possono essere utili? Sì, ti aiuteranno sicuramente a fare tiri più forti, che tra l'altro c'è un giocatore che richiede che tu faccia un tiro di potenza 5000 per far sì che possa essere reclutato, ma è un altro discorso, insomma. Quindi insomma sono oggetti che sì, possono servire, ma è troppo randomico il drop, perché una volta che tu hai finito di reclutare le 58 amico card, che ne puoi prendere solo una per giocatore appunto, tutto quanto il resto vuol dire che ti capiteranno appunto oggetti per potenziare le abilità. Ma allora scusami, perché farle randomiche e far sprecare ore ed ore a una persona a farmare le monete d'oro, piuttosto che magari mettere un drop di un amico card ogni, che ne so, 20, ogni 20 monete d'oro, ogni slottata ogni 20 monete ci metti un amico card. Invece no, può anche andarti di lusso e per esempio fare come me, che con 5 monete d'oro tutte 5 le volte sono usciti amico card, poi però per 30 monete d'oro non è uscito nulla se non oggetti, e questo è un grandissimo difetto che si trova in tutti quanti i giochi level 5 dove ci sono premi con le gacha. Vi ricorderete che l'introduzione della gacha su Nazuma Eleven 3, Lampo Folgorante, Fuoco Esplosivo e Ogre all'attacco, era sì randomica, ma non era neanche resettabile. Quindi non è resettabile e in ogni gioco va randomicamente. Si può manipolare la randomicità? Sì, ma non ci ho mai provato sui giochi level 5, perché non essendo giochi molto conosciuti, o meglio, non essendo giochi molto competitivi, si tendono a fare meno prove su questo tipo di giochi e quindi non è tanto conosciuta la manipolazione di numeri randomici come per Pokémon. Pokémon per esempio ci sono decine e decine di pagine internet che trattano solo l'argomento RNG, ovvero numeri randomici, ma perché è un gioco popolarissimo, super competitivo, e quindi se vuoi far uscire degli shiny, se vuoi far uscire dei Pokémon con delle EV particolari, devi manipolare i numeri senza cheat, è una cosa legalissima,
per esempio, giochi level 5, però non, il procedimento non si sa perché non c'è nessuno che voglia perdere tempo, che sa come manipolare i numeri e che ci voglia perdere tempo. Purtroppo bisogna accontentarsi. Ad ogni modo, a fine video, prima di concludere il video, vi metterò le immagini e tutta la lista dei giocatori che è possibile appunto prendere tramite questo procedimento. Insomma, sono 58 amico card, vi metterò appunto immagine e il nome del personaggio. Ci sono anche personaggi tipo l'uragano Z, che in realtà si chiama Clara Jane, il che sarebbe più appropriato come nome, dato che il 99% degli uragani hanno nomi femminili. Ma non prendetevela, signorine, non è colpa vostra se gli uragani hanno nomi femminili, è colpa dei meteorologi, il che rende tutto più o meno sessista, non lo so, ragazzi. Ad ogni modo, le amico card che ho trovato le state vedendo, sono 50, purtroppo, come ho detto, mi sono dovuto lasciare 5 monete d'oro, perché sì, le farmerò sicuramente, ma ragazzi, non ho proprio tempo per giocare e ho tantissimi giri da fare per conto mio, quindi questo è quello che ho trovato, quello che ho potuto farmare, le monete d'oro, e soprattutto di alcune di queste amico card farò anche i reclutamenti. Ci vorrà un po' di tempo, sarà un pochino più complicato. Ad ogni modo, Cuggio, io adesso vi saluto, vi lascio appunto tutte le immagini con tutti quanti i nomi delle amico card che è possibile trovare. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!